questo fosse il motivo. Abbiamo chiesto al nostro pubblico, prima di entrare, di scrivere su dei bigliettini alcuni dei motivi per cui litigano più spesso a casa con parenti, fidanzate, fidanzati, amici, eccetera, eccetera. Per far vedere che molto spesso sono piccole inezie, poi però proveremo, se hai voglia, a rimetterle in scena in bianco e nero. Beh. Per far vedere se riusciamo a renderle una tragedia. Ce la facciamo sicuro. Qua, guardate che magia. Ulla! La bulla. Ok, qua ci sono i bigliettini del nostro pubblico. Vuoi prendere un paio anche tu? Sì. Allora, vediamo di che tragedie, con che tragedie vi dovete confrontare quotidianamente. Marta, che sta con Nicole. La cosa che non sopporto il mio padre. Ah, ecco, la madre. Boom. Sì. Dov'è Marta? Aspetta, l'ho vista! È lei! Perché si è guardata col compagno. Ah, sì? Ah, con... Eh? No, la teniamo. Marta, sei tu? Ah, sei tu. E non sopporti la... Mike, vai vado, vado. Marta. Ma questa... Povera Marta, cosa... Raccontaci. Ho sbagliato a scrivere, ha scritto Nicolò, non Nicole. Anche questo dice molto della vostra relazione, però va bene. Nicolò. Ah no, guarda, no, in realtà forse ho letto io. No, poteva essere Nicolò, sono, sì, fraintendibile. No, hai scritto male tu. Sì, Nicolò. No, avevi scritto bene in realtà. E quindi la mamma di Nicolò, che è la signora seduta di fianco? No. No, se no era, veniva il programma più bello del mondo in un secondo. Cosa fa della madre di Nicolò? Esiste, vive. È lì. Vabbè. La madre di Nicolò ti causa problemi. Beh, però posso dire che donna onesta e coraggiosa. Guarda che ti sei messa in un bel guaio, eh. Lo so. Coraggiosissima. Ma non gli avevamo detto che poi li avremmo letti in onda, eh. Cioè lei non lo sapeva. Pensava fosse una cosa in forma anonima, così. No. Vabbè, però brava. Buon weekend, quando tornate. Grazie. Sarà un weekend fantastico. Allora... Giulia si lamenta del partner Alberto. Sì. Dice che sembra più fidanzato con la sua macchina che con me. Dov'è? Giulia. Chi è? Giulia. Ah, sei tu? E il tuo fidanzato è qua? No, è con la macchina, ovviamente. è rimasta a casa con la macchina. Allora, Valentina, il nome del partner è Enrico. La cosa che non sopporto del mio partner è che lascia sempre i fazzoletti nei jeans in lavatrice. Dov'è? E poi un casino. Sì, noi ci abbiamo scritto. Sì, una I. Cioè, ve la ricordate? Sono dimenticati i fazzoletti. Sì. Quello è un problema che abbiamo. Sì, abbiamo sviscerato a lungo. Milioni di palline sono uscite dai jeans. Insomma, succede sempre così. Ne hai altri? Ah, no, aspetta. Ah, scusa. Scusami, sono distratta. Lo so. Sono rimasta io. Questi problemi ti portano. A Nicolò. Ok. Valeria si lamenta di Paolo dicendo che respira troppo forte mentre dorme. Tu fai il gioco, no? Dell'apnea. Tappagli il naso e anche la bocca forte. Ma forte! Come si chiamava la tua Valeria? Valeria. Ma forse le Valerie sono geniali perché abbiamo Valeria che sta con Valentino. Chi è Valeria che sta con Valentino? Lei. No, vai, allora, prima di leggerlo vai subito da Valeria che sta con Valentino. Esatto. Non è possibile. Eppure è vero, sì. Vuoi leggere tu? No, non leggere tu, è troppo bello, sei troppo più bravo. Vai. Valentino ha chiesto a Valeria di sposarlo. Via mail. Ma come via mail? In che senso via mail? Via mail con due allegati, oggetto. Bon. E cioè, nell'allegato cosa c'era? Già location scelta, cosa? Esatto. Presentati, orario. Giorno, tali tali. Esatto. Riservessi vuplete, l'ha scritto alla fine? No, ha scritto mezz'oretta, se non hai impegni vieni lì e facciamo tutto veloce. Che bello! Non è il sogno di ogni donna? No, è proprio come uno se lo immagina. E tu l'hai trovata nello spam però la mail? No, purtroppo. Gli hai risposto? No. Vi siete lasciati? Però il risultato non è cambiato. Ah beh, comunque te lo sei sposato, sì. Vabbè, allora vedi che alla fine... Allora, questi sono i loro drammi di vita. Sì. Adesso facciamo... Questa è proprio improvvisazione pura. Vediamo cosa ci viene. Senza copione, senza niente. Proviamo a rendere drammatici in bianco e nero i vostri drammi in rancore. Thank you.
Alessandro, io e te abbiamo sempre avuto problemi di comunicazione, ma non mi aspettavo una mail per chiedervi di sposarti. Sono delusa. Ma che cos'è questa delusione davanti alla forza dei sentimenti? E forse perché non soltanto era una mail, ma era addirittura un inoltro? Non te la devi prendere, Elodie, non te la devi prendere. È perché a volte non riesco a esprimere a voce tutto quello che provo per te, anche perché tu a volte mi metti in crisi, a volte mi fai avere un ripensamento perché respiri troppo forte mentre dormi, Elodie. Io non so come fare. Come ti permetti? Perché respiri così? Pensa a tua madre, che è insopportabile. Io odio tua madre. Ah, non dirlo, Elodie, non dirlo! La odio. Certo, tu la odi, ma almeno lei respira piano per non far rumore, si addormenta di notte e si risveglia col sole, al contrario tu, Elodie. Sei un miserabile. Sei un miserabile. Non dirmi miserabile! Ok, ok. Non parlo mai più! Ok. Ok, scusa. Sai che a furia di respirare... Scusa, usciamo un attimo dal bianco e nero, ho un problema mio. Aspetta un attimo, perché... Oh, improvvisazione. Così. Troppo dramma. No, a furia di respirare... Per sto per svenire. Anche a te succede. Ventilazione. Giuro, ma sto per andare per terra. Ma capita? Cioè, iperventilazione. Perché quando respiri troppo per trovare la roba... Oh, giuro, sto... T'ho visto, vado. Ma torniamo nel dramma. Ok. Vai. Chi stava litigando? Tocca a me. Ah. Io non ci credo. A cosa, Elodie? Io non ho mai respirato forte mentre dormo. Ma tu, quando mangi, come cianci... Ma come osi, rinfacciarmi questo? Ho la masticazione da criceto e allora faccio... Ma tu forse non ti sei mai accorto, Elodie. Che cosa? Di quando bevi il brodo. Dei rumori che fai quando bevi il brodo e dici ah, è troppo caldo. Eppure qui. Va bene, però se il problema è come io mangio, il problema è come tu mangi, considerati non invitata al pranzo dai miei la settimana prossima. Non sarai... E meno male! La odio! Io tua madre la odio. Eppure l'odio. Avevamo detto nella buona e nella cattiva sorte, Elodie. Vabbè, però pure questo, dai, su, tua madre non la sopporto, se mangia male, tutto, guarda, tu che mangi, io solo dormo. Prendiamo l'ultimo. No, mi pare... Questo. Aspetta, ce l'ho. No. Questo non l'abbiamo letto, l'ultimo. Ok. Elodie, io non ne posso più, è una storia vera. Non ne posso più, mi ricordi Rachele? La fidanzata del mio amico William, che è nel pubblico qui oggi con noi, anche lei aveva lo stesso problema. William doveva sempre telefonare in pizzeria perché lei si vergognava. Ma di cosa ti vergogni, Elodie? Di cosa ti vergogni? Inventati un nome falso! Non ho capito quello che mi hai detto! Praticamente si vergogna a chiamare la pizzeria. Non so, è un trauma nella testa di questa ragazza qua. Si vergogna a chiamare... La pizzeria dice sono Rachele. No, lei non vuole chiamare la pizzeria. Rachele perché... non dice il suo nome, dice sono Sveva. Esatto. Ho anch'io questo problema. Allora vedi, siete tutte uguali. Ma fate un grande applauso a Elodie. Anzi, prima una cosa. Torniamo nella vita vera. Visto che abbiamo litigato, siamo un programma serale. Aspetta, sembra la famiglia Adams. Ok. Siamo un programma serale. Io ho una regola. Tu litighi spesso con i tuoi fidanzati. Cioè, io sì, per esempio. Noi siamo litigare. No, a noi invece capita, ma non siamo mai andati a dormire litigati una volta nella vita. Quindi, anche se litigate, fate pace prima di andare a dormire, ok? Avete mezz'ora di tempo, se siete litigati in questo momento, per fare pace. Giusto. Andiamo a dormire. Felici, ma... Fate i complimenti e un grandissimo applauso per Elodie! In bocca al lupo, Elodie!